Marco Polo raddoppia. Riuscirà questo nuovo capitolo, Marco Polo 2, a superare l'originale? Ciao a tutti, io sono Miss Meeple. Se non mi conoscete ancora, sul mio canale potete trovare consigli e tutorial sul mondo dei giochi da tavolo per grandi e per bambini. Se vi incuriosisce questo mondo e volete scoprire nuovi giochi, iscrivetevi al canale e cliccate l'icona della campanella per ricevere le notifiche. Questo è tra l'altro il momento migliore per iscrivervi, perché i video che sto realizzando in questo periodo sono dedicati alle novità internazionali che sono state presentate il mese scorso alla fiera di Essen in Germania. E il video di oggi non fa eccezione. Vi parlo di Marco Polo 2, una novità Unseen Gluck, prestissimo in Italia grazie a Giochi Uniti. Si tratta del seguito, se così si può dire, di Sulle tracce di Marco Polo, uno dei miei titoli preferiti di sempre. Il gioco porta sempre le firme di Simone Luciani e Daniele Tascini. È un gioco da 2 a 4 giocatori con una durata indicativa massima di 120 minuti. Vediamo subito come si gioca e alla fine del video vi riassumerò le differenze tra Sulle tracce di Marco Polo e Marco Polo 2 e vedremo insieme se ci sono state delle modifiche interessanti e delle migliorie. Il tabellone va al centro del tavolo con i contratti, le lunette bonus, le carte azione e le tessere income al proprio posto sulle città. Due ulteriori carte azione vanno in questo spazio. Dividete i sigilli per retro in 4 pile. I contratti rimanenti formano una grande pila. I 6 dadi neri restano a disposizione sul tabellone. Ogni giocatore riceve una plancia con un contratto di partenza con il retro blu. 5 dadi, 11 casette, un meeple che parte dallo 0 del segnapunti e uno da Pechino. Si tratta infatti del viaggio di ritorno rispetto al gioco precedente. Ognuno parte con 8 monete e 3 cammelli. Create una riserva di monete, cammelli, giada, stoffa, pepe, oro. Dividete le tessere mercato per retro 1, 2 e 3, eliminatene una per livello dal gioco. Posizionatene 3 sul tabellone e lasciate scoperte e visibili le tessere 1, 2 e 3 che entreranno in gioco nel prossimo round. Chi è tornato più di recente da un viaggio è il primo giocatore. Ognuno riceve 3 carte obiettivo, di cui ne terrà una e ne scarterà 2 dopo aver scelto il suo personaggio. Pescate tante carte personaggio quanti sono i giocatori più 1. A partire dall'ultimo giocatore, ognuno sceglie un personaggio che gli darà un'abilità unica e personale. Il gioco dura 5 round, ne potete tenere traccia con le pile delle tessere mercato, che verranno cambiate a fine round. Quando entra in gioco l'ultima tessera delle 3 pile, sarà l'ultimo round di gioco. A inizio round tutti i giocatori tirano i propri dadi. Se la somma totale è minore di 15, si possono prendere a compensazione cammelli e o monete, il numero pari alla differenza tra il vostro risultato e 15. Ognuno riceve i propri income, ovvero tutto ciò che è indicato con il punto esclamativo, sulla propria tessera personaggio, sui sigilli migliorati o sulle città in cui si ha una casetta. A partire dal primo giocatore, ognuno svolgerà un turno, durante il quale posizionerà uno o più dadi in uno spazio azione e lo attiverà. Si continua poi a giro finché tutti avranno terminato i propri dadi. Gli spazi azione marroni sono esclusivi, se l'azione è occupata, nessun altro la può svolgere. Gli spazi azione blu invece non sono esclusivi. Se sono occupati, un giocatore può fare la stessa azione ponendo i suoi dadi sopra quelli dell'avversario. Dovrà però pagare tante monete pari al valore del dado più basso che ha usato. Dadi dello stesso colore del giocatore non possono essere usati più volte su uno stesso spazio azione. Cioè lo stesso giocatore non può fare la stessa azione 2 volte in un round con i propri dadi. Sarà però possibile acquisire dei dadi neri durante il proprio turno per aggirare questa regola, come vedremo in seguito. Le azioni disponibili sono: l'azione libri, piazzate un dado in uno dei 4 spazi azione. Sul primo potete usare un dado di qualsiasi valore, sul secondo un dado di valore 3 o superiore, sul terzo e quarto un dado di valore 5 o superiore. Una volta scelto il libro, potete scegliere una delle 4 offerte e prendere dalla riserva le risorse disegnate. Le prime 2 offerte sono gratuite, se scegliete la terza dovete pagare una giada, per la quarta dovete pagare 2 giade. Nello spazio del favore del Khan dovete mettere un dado sullo spazio libero più a sinistra, usando un dado di valore uguale o superiore all'ultimo presente su questa azione. Prendete 2 cammelli e 4 monete. Per prendere un sigillo dovete usare 2 dadi. Il più basso determina quale sigillo potete ottenere. Potete prendere il sigillo del contadino con un dado di qualsiasi valore. Potete prendere il sigillo dello speziale e una giada con un dado di valore 2 o superiore. Il sigillo del sarto e 2 giade con un dado di valore minimo 3. E il sigillo del gioielliere e 3 giade con un valore minimo di 4.
prendete il relativo sigillo, potete averne solo uno per tipo, e tenetelo di fronte a voi sul lato più chiaro. Da questo momento vi sarà possibile viaggiare attraverso le tratte di fiume che rappresentano lo stesso simbolo. Si potrà migliorare il sigillo con un'azione bonus che vedremo in seguito. L'azione viaggio è divisa in tre parti. Se usate un solo dado e pagate due monete, potete fare un passo, da città a città oppure tra città e oasi, pagando i costi indicati sulla tratta. La giada può sempre valere come jolly in sostituzione di cammelli o monete. Per alcune tratte vi è richiesto di possedere un determinato sigillo, indipendentemente se migliorato o no. Posizionate una casetta prelevata da sinistra a destra sulla città in cui terminate il movimento. Se la città ha una lunetta con un bonus, prendete il bonus ed eliminate la lunetta. Se la città ha una tessera income rettangolare, prendete subito quanto indicato e ad ogni inizio round dovrete raccogliere lo stesso income. In ogni città potete mettere una sola vostra casetta. Se la città in cui avete messo la casetta contiene dei contratti, potete immediatamente prenderne uno e metterlo sulla vostra plancia. Ci sono solo due posti per contratti non risolti sulla plancia. Se prendete un nuovo contratto e non avete spazio, dovete buttarne via uno che già avevate. Scoprite un nuovo contratto alla fine del vostro turno. Usando due dadi potete fare da 1 a 3 passi in base al valore del dado più basso usato. Potete sempre scegliere di fare meno passi di quelli consentiti. Come prima, mettete una casetta e ottenete l'eventuale bonus se terminate il movimento in una città. Se usate 3 dadi potete fare da 1 a 6 passi. Quanti passi potete fare al massimo è determinato dal dado più basso che avete usato, quindi per poter fare 6 passi dovreste usare 3 dadi da 6. Usando questo movimento potete posizionare due casette in due città, quella in cui avete terminato il movimento e una che avete toccato durante il movimento stesso. Quando posizionate la 10ª casetta ottenete subito 5 punti, quando posizionate l'11ª ottenete subito 10 punti. Sull'azione contratti usando un dado di qualsiasi valore potete prelevare uno o due contratti da una o due città in cui avete posizionato una casetta. Prendete anche 3 monete. Alla fine del vostro turno riempite gli spazi contratti lasciati vuoti. Baghdad, Balkh e Hormuz hanno dei loro spazi azione. Potete usarli se avete una casetta in quelle città. Ci sono due spazi per dadi singoli, ma ogni colore dei giocatori può apparire una sola volta. Prendete il bonus indicato. In più, se avete il sigillo indicato migliorato, potete prendere il relativo bonus una o due volte, in base al valore del dado usato. Ci sono delle carte azione sparse sulla mappa. Potete usare le due in basso liberamente, e quelle sulle città solo se avete una casetta sulla relativa città. Ogni carta mostra un'azione differente, spesso sono conversioni. Trovate il dettaglio delle azioni nel regolamento. La maggior parte delle volte il valore del dado usato determina quante volte potete svolgere la conversione indicata. Nel corso del vostro turno, prima o dopo l'azione principale, potete usare una o più azioni bonus, riassunte in questa carta. Se possedete tutte le risorse richieste alla sinistra di un contratto, pagatele e ottenete le ricompense sulla destra. Poi mettete il contratto coperto sulla pila di contratti risolti. Potete pagare i costi indicati su un sigillo per migliorarlo, ovvero voltarlo. Se il nuovo lato rappresenta un bonus con un punto esclamativo, prendetelo subito e poi, a inizio di ogni round successivo, nella fase income. Mettete un dado sulla sacca per ottenere 3 monete oppure 2 cammelli o una giada. Potete mettere più dadi su questa azione e vi è comunque consentito poi di svolgere la vostra azione principale posizionando dadi su uno spazio azione. Pagando un cammello potete ritirare un dado. Pagando 2 cammelli potete modificare di più o meno 1 il valore di un vostro dado. Non si può trasformare un 6 in un 1 né viceversa. Pagando 3 cammelli prendete e tirate un dado nero dal tabellone se disponibile. Questa è l'unica azione bonus che si può svolgere una sola volta per turno. Usate i dadi neri durante i vostri turni come se fossero vostri. Potete impilare un dado nero sopra un dado del vostro colore per svolgere nuovamente un'azione già svolta. Potete combinare dadi neri e dadi del vostro colore se usate spazi che richiedono più dadi. Si possono impilare dadi neri su dadi neri. Quando tutti i giocatori hanno terminato i loro dadi, il round termina. Chi ha usato l'azione viaggio di maggior valore diventa primo giocatore, e in caso di parità lo diventa chi l'ha usata per ultimo, ovvero chi ha i dadi più in alto. Recuperate i vostri dadi e rimettete al centro i dadi neri. Rimpiazzate le due carte azione sul tabellone. Rimpiazzate le tessere mercato. Inizia un nuovo round con il lancio dei dadi e la fase income.
Alla fine del quinto round termina il gioco. Il giocatore o i giocatori che hanno risolto più contratti ottengono 8 punti. Il secondo o i secondi 4. Ogni 2 merci ottenete un punto, ogni 10 monete un punto. Ottenete i punti indicati sulla vostra carta obiettivo per i sigilli migliorati. Contate tutte le città con stemmi diversi in cui avete una casetta e ottenete i relativi punti. Alcune carte obiettivo vi danno degli stemmi in più se visitate determinate città. Chi ha più punti è il vincitore. In caso di parità, vince chi rimane con più cammelli. Partiamo dai fatti. Cosa c'è di nuovo in questo Marco Polo 2? Innanzitutto le città sono disposte in maniera un po' differente sulla mappa e soprattutto non ci sono 3 tratte orizzontali una sotto l'altra, ci sono anche dei tragitti verticali che tagliano la mappa e rendono più libero il movimento. Tendenzialmente non avrete problemi ad andare dove desiderate, a patto di avere i sigilli necessari. Sì, perché le tratte di fiume sono attraversabili solo se avete il sigillo corrispondente. Gli stessi sigilli serviranno poi per ottenere dei punti vittoria a fine partita e per ottenere degli interessanti income, quindi valutate bene sin dall'inizio della partita quali vi saranno utili per punti e viaggi. Il mercato funziona in maniera un po' diversa. È richiesto sempre e solo un dado, ma a seconda del valore del dado usato potrete accedere a diverse tranche di risorse sempre più ampie. La disponibilità delle risorse è un po' casuale, quindi potrebbe esserci scarsità di una risorsa in un determinato round. La cosa bella però è che potete già vedere quali tessere entreranno in gioco nel round successivo, quindi c'è spazio per un po' di pianificazione. C'è una nuova risorsa, la Giada, che vi permette di accedere a ancora più risorse al mercato ed è sempre un jolly per monete o cammelli. Viaggiare è più facile e meno costoso perché non ci sono costi fissi importanti, si paga solo il costo delle tratte. Inoltre si può scegliere se usare 1, 2 o 3 dadi in base al numero di passi che si vogliono fare. Viaggiare è più facile anche perché è fondamentale. A fine partita sono in palio molti punti a seconda di quante città con stemmi diversi avete visitato. E poi, se viaggiate in città con all'interno dei contratti, quella sarà la vostra unica possibilità di avere dei contratti, che anche qui sono fonte importantissima di punti vittoria. Come si traducono queste modifiche nel flusso di gioco? L'impressione è quella di un Marco Polo più largo, di più ampio respiro. Il Marco Polo originale era molto stretto, quasi claustrofobico, e ci si dannava l'anima per riuscire a viaggiare almeno una volta per round. La cosa era senza dubbio molto stimolante, ma almeno qui potete prendere il viaggio con più serenità e tranquillità. Ci sono altri aspetti che lo rendono un gioco più largo, soprattutto la presenza della Giada. Non dimenticatevi di rifornirvi di Giada, che è praticamente un passepartout, vi farà ottenere più risorse al mercato ed è sempre un jolly per monete o cammelli, praticamente le risorse più importanti nel gioco. Oserei dire che in Marco Polo 2 ci si diverte di più. Gli obiettivi di fine partita non sono più impossibili, si posizionano casette come se piovesse, tra l'altro l'azione di viaggio con 3 dadi vi permette di posizionare addirittura 2 casette, e quindi il gioco è molto molto simile, ma molto più gratificante già dalle prime partite. C'era dunque bisogno di un nuovo Marco Polo? Onestamente penso che terrò in libreria entrambi i titoli, perché si tratta di uno dei miei giochi preferiti di sempre, e per un po' giocherò a questo secondo capitolo avendo già eviscerato per bene il primo. Se per voi non è uno dei vostri giochi preferiti, onestamente vi suggerirei di sceglierne uno. Se amate la coperta corta, sulle tracce di Marco Polo sarà pane per i vostri denti. Se invece vi piace il concetto di piazzamento dadi, ma volete un titolo più abbordabile e meno da mal di testa, andate direttamente su Marco Polo 2. Con questo non voglio dire che sia diventato un titolo facile, sicuramente ci vuole tanta strategia e pianificazione, ma difficilmente vi ritroverete bloccati senza nulla da poter fare. Fatemi sapere nei commenti se vi ispira questo Marco Polo 2 e se vi sembra migliore del primo. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale e cliccate l'icona della campanella per non perdere le notifiche. Alla prossima e buon gioco!